Buongiorno a tutti. Oggi festeggiamo i 70 anni della liberazione del nostro paese dal nazismo e dal fascismo. Siamo in tanti qui adesso e sono convinto che tra un po' vedremo uno spettacolo su quei campi pieni di giovani, e questa è una delle soddisfazioni più grandi per noi. È un giorno di festa di tutti gli italiani, è un giorno di speranza. È con emozione che porto il saluto affettuoso della comunità di Montesole, dei sindaci Graziella Leoni di Grizzana Morandi e Marco Mastacchi di Monzuno. Qui, nel parco storico di Montesole, dove opera la scuola di pace, ci sono le radici della nostra Costituzione, nata dalla resistenza e dal sacrificio di tante vittime civili innocenti. Il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, Gianluca Lucarini, figlio di un partigiano, in questi giorni ha deposto una corona anche davanti alla lapide del Lupo, in Certosa, Bologna. Un gesto di riconoscenza verso tutti coloro che allora non hanno piegato la testa. È grazie alla lotta dei partigiani se l'Italia si è potuta riscattare. Abbiamo così conquistato la democrazia e la libertà ed una Costituzione che pone i cittadini al primo posto, che vuole raggiungere obiettivi di uguaglianza e quindi di giustizia sociale, ma è bene ricordarlo che è pervasa intimamente dall'antifascismo. Oggi quei valori li dobbiamo difendere dall'indifferenza, dall'imbarbarimento della vita collettiva, dal razzismo, dal fanatismo, dall'egoismo, spesso fomentato da propagande senza scrupoli che speculano sulla disperazione di chi, a causa di una crisi senza precedenti, si trova in gravissime difficoltà. Sì, fare memoria, memoria attiva, per noi è proprio questo. Noi qui non siamo dei nostalgici, dei reduci, ma abbiamo i piedi ben piantati in terra. Siamo certo qui per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per noi, ma anche e soprattutto per affermare quei valori di cui abbiamo bisogno: solidarietà, equità, responsabilità, partecipazione, accoglienza, rispetto della dignità di ogni essere umano, indipendentemente dal colore della pelle, dal credo religioso, dal ceto sociale, dal genere, dall'appartenenza politica. Quindi, quando facciamo memoria attiva, ci occupiamo dell'oggi. Ci occupiamo anche della necessità di dare lavoro, in particolare ai giovani, di mantenere i livelli adeguati dei servizi ai cittadini, della salute dei più deboli, della difesa dell'ambiente e del territorio dai fenomeni di dissesto, della lotta all'illegalità, contro la corruzione, contro la criminalità organizzata, della vergogna di quanto sta succedendo nel Mediterraneo, dove ormai è tempo che accanto ad un'efficiente rete di accoglienza verso chi fugge dalla guerra si adottino misure che sconfiggano rapidamente i trafficanti di vite umane, magari con l'aiuto di un'Europa che sia davvero quella che immaginavano Spinelli e Rossi, cioè l'Europa dei popoli. Noi dobbiamo pensare ai giovani, ai ragazzi delle scuole che a migliaia visitano questi luoghi, perché sono loro il futuro. A loro, come ha detto il Presidente del Consiglio che ha visitato questi luoghi 3 giorni fa, dobbiamo passare il testimone che fu dei partigiani affinché diventino dei bravi cittadini. Ciò si può raggiungere con la conoscenza, lo studio, la cultura nel senso più ampio del termine, attraverso la scuola e la famiglia, insegnando ad essere delle brave persone, a pensare in modo collettivo, sapendo che si è parte di una comunità e che il bene comune viene prima di tutto. Certo, dopo quasi 70 anni è più che ragionevole parlare di riconciliazione, di memoria condivisa, a patto però che sia chiaro a tutti che non si confondano le vittime con i colpevoli. Come ho già detto altre volte, non possiamo mettere sullo stesso piano i partigiani della Stella Rossa, che sostenuto dai contadini hanno combattuto per difendere la propria terra, con chi, parlando in dialetto, in camicia nera, ha accompagnato le truppe delle SS in questi luoghi a compiere un vero e proprio crimine contro l'umanità. Grazie. Ci troviamo in un luogo che è un patrimonio non solo nostro, ma che ha assunto una valenza nazionale ed europea per tutti gli aspetti che comprende: storici, educativi, culturali, territoriali, politici, umani.
Questo ruolo Montesole lo ha conquistato grazie all'impegno di tanti, le istituzioni, le associazioni, la scuola, i tanti volontari. Tuttavia, per non sbiadire il significato di questi luoghi, dobbiamo percorrere anche strade nuove, attivare nuovi strumenti che sappiano interagire con i visitatori. Insomma, occorrono risorse per completare la Casa della Cultura e della Memoria che stiamo realizzando a Marzabotto di fronte al Sacrario e ai Caduti, per salvaguardare i luoghi della memoria dal passare inesorabile del tempo, per sostenere le attività di educazione e formazione della Scuola di Pace. Questi temi, assieme al riconoscimento della valenza nazionale del Parco Storico di Montesole, sono le questioni che abbiamo posto al Presidente del Consiglio. Vorrei concludere ricordando due persone. La prima, esprimere la nostra solidarietà alla famiglia del cooperatore Giovanni Lo Porto, siciliano, ucciso dal fuoco amico. Questa è la guerra. La seconda, vorrei ricordare Colin Eglin, un sudafricano recentemente scomparso che giovanissimo si arruolò come volontario nell'esercito sudafricano e partecipò all'assalto a Montesole, liberando insieme agli alleati e ai partigiani il nostro paese. È stato tra l'altro non uno qualsiasi, un ministro di Mandela, il quale lo definiva un architetto della democrazia in Sudafrica. Veniva spesso a trovarci, in particolare a Grizzana Morandi, anche in tarda età. Ebbene, la settimana scorsa una delle sue figlie è venuta a spargere le sue ceneri qui, dentro il cimitero di Casaglia, uno dei simboli più significativi. Questo è Montesole. Questo è Montesole, un bene dell'umanità. Vorrei chiudere questo mio saluto ringraziando ovviamente tutti voi che siete qui, i nostri graditi ospiti, partigiani, familiari delle vittime, tutte le autorità, la Regione Emilia-Romagna, la città metropolitana, i comuni, l'ANPI, la scuola di Marzabotto, che ha visto proprio ieri il rientro di un gruppo di studenti dall'ormai tradizionale gemellaggio con una scuola della città tedesca di Stamberg, e i ragazzi sono qua stamattina, e il Laboratorio delle Meraviglie, sempre della scuola, che anche quest'anno effettuerà su quella collina una rappresentazione davvero suggestiva con i 1000 papaveri rossi. Buon 25 aprile a tutti. Essere qui presenti, per me questo è un luogo molto a cui sono legato, in quanto di fronte della chiesa lì c'era mia nonna e i miei zii il 29 settembre del 44. Oggi siamo qui a ricordare l'esistenza e la liberazione di questi luoghi grazie anche ai partigiani che erano presenti ed erano i figli di quelle donne, di quelle famiglie che sono state poi uccise qua nella strage. Noi come associazione siamo impegnati, oltre che in una battaglia giudiziaria dove abbiamo ricevuto una giustizia che non è stata completamente eseguita in Germania, abbiamo pensato però di portare avanti tanta memoria e facciamo iniziative ogni giorno. Oggi saremo alla Scuola di Pace alle 2:30, dove presenteremo un DVD, I bambini del 44, che sono delle testimonianze di questi superstiti. E continueremo con le nostre iniziative. La nostra più importante che abbiamo in mente, il 2 giugno festeggeremo la festa della Repubblica a Marzabotto, intitolando la scuola la scuola primaria ai bambini del 44 e l'altra scuola a Dossetti, con un convegno dando importanza a questa persona. Vi invitiamo quindi a essere presenti, per noi è molto importante perché è un modo per trasmettere una memoria attiva a questi luoghi, a queste persone. Seguiranno nel pomeriggio altri eventi, noi siamo presenti soprattutto lì e vi aspettiamo con i ragazzi delle Gocce della Memoria. Grazie.
Grande Renato! Era meglio aspettare un poco perché... stare qua, chiaramente io comincio già a ringraziarvi, parto dal ringraziamento perché si comunica con le parole, ma spesso proprio non si dice che nella comunicazione probabilmente il 95% non è verbale. Io qui respiro e sento qualcosa di speciale dai vostri volti, le vostre facce, le vostre emozioni. Mi arriva un'ondata di energia che chiaramente me la prendo tutta, non ne lascio niente, perché mi serve andare avanti e portare la forza nel lavoro che faccio ogni giorno. Quello di sentire chi ha vissuto e quello che ha ogni giorno potuto sopportare e la forza di reagire anche da ragazzi a 15 anni. È chiaro che è una cosa che non posso più dimenticare, come non ho dimenticato l'incontro con Terracini, che un altro grande che ha firmato Presidente della Costituente. Dopo questi incontri non abbiamo nessuna alternativa e non abbiamo il diritto di fermarci, abbiamo solo il dovere di continuare, perché quello che hanno fatto loro, ci hanno regalato una Costituzione, la libertà. Ora non è possibile più fare un minimo di passo indietro, e che vuol dire non possiamo stare in silenzio, perché come si dice la mafia uccide, il silenzio pure. E allora tutti insieme dobbiamo trovare la forza di andare avanti. E ce l'abbiamo tanta. E non molleremo mai, assolutamente. È chiaro che la resistenza, qui c'è questo profumo meraviglioso di libertà, di forza interiore, perché nasce da questo, per un bene grande. La vita passa lo stesso in un soffio, è veloce, 10 anni o 100 anni è un soffio lo stesso, ha valore per come la viviamo. E allora viverla insieme per valori alti che devono essere quelli che hanno vissuto loro della resistenza, che ce li hanno tramandati, e vedo che già i ragazzini, e questa è la speranza, e la scuola è il centro del mondo. Una società che non investe sulla scuola vuol dire che vuole niente, è cieca, non è neanche miope. E allora noi dobbiamo chiedere ai governi l'investimento forte nella scuola, la buona scuola, dico sempre, con un buon assegno. Se c'è il buon assegno di non 100, 200, 500, abbiamo bisogno veramente di tanto. Nei momenti di crisi economica le nazioni intelligenti hanno dovuto fare i tagli sulla scuola e sulla cultura, hanno investito di più nel momento di crisi. Avevano visto lontano, hanno capito. E dalla scuola nasce la saggezza della gente che chiaramente non vuole la guerra e vuole la pace. Questo è chiaro. Diventa normale vivere per i beni comuni, avere senso di solidarietà, non sentire più che un uomo è straniero. Queste parole non esistono, non devono esistere. Prima dentro di noi e poi fare battaglie in questa direzione. Guardate, già hanno detto loro sulla resistenza e chiaramente mi hanno emozionato in un modo straordinario. Io vengo dalla Sicilia, ma ogni posto fa parte di questo piccolo pianeta e ci dobbiamo unire. Anche noi da lì è partita una cosa così violenta come quella della mafia, che 5.000 persone mettono sotto scacco 5 milioni, ma anche di più, perché va oltre la Sicilia. Abbiamo avuto i Totorrina, i Provenzano, i Nitto Santa Paola. Ci dobbiamo vergognare del silenzio che ha potuto portare avanti, chiaramente con le nostre connivenze, è andata avanti la mafia. Però vi dico una cosa, dai momenti più bui c'è una reazione forte, e allora questa Sicilia che ha portato purtroppo cose così negative, poi
una reazione grande, e arrivano i Falcone, Borsellino, i Peppino Impastato, e siamo felici che da questa terra e da quella terra di Sicilia, che è tutta insieme, nascono delle resistenze straordinarie per volere un mondo migliore. Peppino è una storia straordinaria che tutti conoscete, che da dentro le famiglie mafiose non si esce, e se è uscito da quella famiglia mafiosa e ha tirato fuori un'energia straordinaria, anche lì me la porto dietro e vado avanti a continuare questa strada che da poco, da meno di 2 anni, è diventata per me istituzionale, con questa fascia che mi pesa in un modo pesante, pesante, perché vuol dire rappresentare un popolo intero, e mi sento legato a tutti gli altri sindaci, mi sento legato al mondo intero, ed è pesante. Non voglio fare assolutamente, ripeto, qualunque cosa, deve essere nella direzione esclusivamente del bene comune, e lo sto facendo con una gioia immensa. Guardate, lavorare tanto, dico che lavoro H25, è vero? Una cosa stupenda. Guardate, dal 24 giugno 2013 che abbiamo vinto questa elezione, non ho preso un giorno di ferie, ma non lo dico con pesantezza, è una gioia infinita. Sono sempre in ferie. Sei stupendo. Bravo. Sei stupendo. Abbiamo trovato il trucco. Vieni a raccontare a Merola, va là. In Oriente si dice che quando si collima il lavoro e il gioco e non distingui più che cos'è il gioco e il lavoro, sei libero, felice, e stai tutto il giorno a fare quella cosa come un gioco. E allora stiamo lavorando dalla mattina alla sera, e mi sento unito a quello che è, proprio a quello che sto respirando qui. Ma oltre a Peppino Impastato, Falcone, Borsellino, che commemoriamo tutti gli anni, il 9 maggio venite a Cinisi, il 23 maggio si commemora Falcone, e il 19 luglio c'è Paolo in Via D'Amelio. Però abbiamo una cosa anche di gente, una cosa importante, dobbiamo, oltre alle commemorazioni, quelli che vivono. E allora quelli che vivono con quella dimensione dobbiamo cercare di stare vicini. E allora Nino Di Matteo è un PM di quello tosto, e noi dobbiamo stare vicini a Nino Di Matteo. Giorno 11 maggio, allora, abbiamo dato la cittadinanza onoraria, e l'11 maggio, proprio pochi giorni fa, mi ha confermato, verrà a Messina e faremo una giornata straordinaria dove verrà la famiglia Impastato, verranno i familiari di Grazia della Campagna, di tutte le vittime di mafia, Fabio Repici, che è un avvocato che difende tutte le vittime di mafia in questi processi. Nino Di Matteo ha un processo, c'è un processo particolare, perché vogliamo la verità fino alla fine, ed è il processo Stato-mafia. E allora su questo qua noi vogliamo sapere fino in fondo tutto. La cittadinanza onoraria che gli diamo è per dire, per non lasciarlo solo, perché Falcone e Borsellino dicevano: quando ci lasciano solo ci uccidono. E allora noi saremo accanto a lui, dai cittadini, dagli studenti, da tutti. Lanci Sicilia ha aderito, bello, stiamo accanto a lui, perché dobbiamo dare la forza a chi sta lottando oggi per avere verità, per la verità per tutta la nazione, non è solo ovviamente per la Sicilia. Il rapporto Stato-mafia è una cosa che vogliamo sapere fino in fondo, non possiamo stare col dubbio, col dubbio. E questa cosa qua lui la sta portando avanti, e staremo accanto. Dateci la vostra solidarietà anche se non potete venire, mandateci una mail, scriveteci per dire: noi siamo con Nino Di Matteo. Un'altra cosa che stiamo soffrendo tutti, e abbiamo tutti questa pietà per quelli che vengono, per i migranti, ma siamo tutti migranti. Ma come si può pensare ancora che qualcuno è straniero? Guardate, questa è la differenza. Ancora vedo che il governo parla della lotta agli scafisti, ma gli scafisti sono un pesciolino, io voglio la balena. Bravo! Ma se noi pensiamo di parlare della mafia quando prendiamo il killer che va processato e condannato perché uccide qualcuno, non voglio il killer, voglio i colletti bianchi e anche tutti i rapporti, se ci sono, con la politica, perché ci sono. E allora dobbiamo aprire le pagine e cambiare registro, perché solo la verità ci rende liberi e più forti.
1000 persone che sono morte l'altro giorno e mi intervistavano, non andavo a parlare solamente, è chiaro, la pietà per quelle persone, e ogni volta mi concentro a pensare che là dentro immagino mia madre, i miei parenti, i miei amici, mio fratello, e allora il dolore è ancora più forte. Ogni uomo è il nostro fratello. E allora per un momento, ma che cosa dobbiamo dire dei migranti? Appunto degli scafisti, li fermiamo là, gli distruggiamo le barche? Ma noi spostiamo l'argomento. L'argomento è che l'Occidente è malato, la finanza è malata. Noi abbiamo pensato che siamo noi e loro. In Africa, in tanti posti, andiamo a rubare le loro risorse. Facciamo le guerre, vendiamo le armi. E allora al momento, quello è l'ultimo fotogramma del film. A me il film mi interessa dall'inizio. Dall'inizio è come ci comportiamo noi. E guardate, abbiamo bisogno dello sfruttamento degli altri per il nostro benessere. E non è un benessere, perché c'è sangue e morte. Bravo. E allora possiamo scendere anche un po' il nostro benessere per equità, per equità. E allora non va bene così. Dobbiamo mettere in discussione il nostro stile di vita, la nostra economia, la nostra morte che diffondiamo ogni giorno. E allora possiamo parlare di quelli che vengono qui e che ne abbiamo diritto. Guardate. E poi parliamo, tra l'altro, noi siciliani, che siamo, ma tutti gli italiani sono andati fuori, noi siamo più siciliani all'estero che in Italia, che in Sicilia. L'altro giorno ero con un sindaco delle Isole Eoliche, mi ha detto siamo 13.000, solo in Australia ci sono 33.000 persone delle Isole Eoliche. Allora noi siamo andati via per fame, per trovare un mondo migliore, un po' di libertà, l'abbiamo potuto fare, ce ne siamo andati, ci hanno trattato male, non ci facevano entrare nei luoghi, era vietato entrare i siciliani e i cani, abbiamo subito tanto, però siamo andati a lavorare e non siamo sfaticati. I siciliani calabresi abbiamo costruito la Fiat, la Bosch, l'Australia, ovunque, gente che si sa fare un mazzo così. Da noi abbiamo due Italie, signori. C'è da Roma a Milano che si arriva in 2 ore e mezza, in 2 ore e 20, e da noi c'è la peggiore ferrovia d'Europa. La peggiore, è vero, è vero. Per andare da un posto all'altro non arrivi più. Hai visto che sono crollati i ponti, eccetera. A proposito del ponte Italia-Tunisia, questo è il ponte che voglio e non il ponte della grande opera che abbiamo combattuto per 15 anni. Bravo! I ponti culturali, i ponti spirituali e chiaramente quelle delle grandi opere, che sono stato veramente un disastro. E il no al ponte, come il no al MUOS, non è quegli uomini che dicono solo no. Noi come slogan avevamo un solo no e 1000 sì. La proposta dà forza alla protesta. E allora abbiamo chiaramente chiesto le cose che ci servono. Ecco, il governo deve darci, deve far recuperare il meridione. Il meridione fa risalire anche un'economia. È un posto, guardate, abbiamo 1000 difetti e sono sempre lì a guardare i miei difetti personali e della Sicilia. Grande sottocultura, poi ci sono magari i premi Nobel, c'è le contraddizioni, però tanta sottocultura, ma quello viene perché non si investe anche sulla scuola. Bravo. E anche sulle infrastrutture, che vogliamo le cose veramente buone. Il governo deve cambiare rotta, nel senso che deve investire molto, molto, molto di più di quello che ha detto proprio sulla cultura. Guardate, l'ultima cosa che dico, intanto io ho preso solo una delega alla pace, perché mi sembra, come dicevo, l'ONU, il sacro diritto. Noi ci giochiamo tutto, ma la pace non è uno slogan, la pace è il giorno per giorno che ci mettiamo in discussione tutti, ed è molto bello poter dedicare il nostro tempo, compatibile con le nostre cose personali, ma che si intreccia il personale e il pubblico. Io in tanti anni ho fatto più di 40 anni di lotte sociali, mai iscritto in un partito, però penso che il centro è il cittadino. Bravo. È il centro. E allora la partecipazione è l'anima di un cambio di una società. Se non si partecipa, non, anche se ci fosse il sindaco più bravo del mondo, no, non va bene lo stesso. A Oslo funziona tutto perfettamente, però poi ci sono molti suicidi. Noi vogliamo la città della gioia, la nostra vita deve essere bella e abbiamo da fare percorsi. Ecco, sono contento che qua c'è tutta la scuola della pace, ora me la voglio gustare, starò qui fino a stasera abbracciandovi uno a uno, aspettatemi tutti, perché vi abbraccio uno a uno, perché voglio prendere la vostra energia. E guardate, stare tutto il giorno così, ma dove si prende l'energia? Guarda, non molliamo un passo, siamo
addirittura veramente massacrati. Vincere quelle elezioni era più facile volare che vincere. C'erano 8-10 schiere di partite contro una lista neanche piena, eravamo 38 su 40, e chiaramente una persona come me, visto quasi come un terrorista. E poi alla fine siamo arrivati al ballottaggio che loro avevano il 49-94%. Era una soddisfazione. Dopo 15 giorni siamo andati al ballottaggio e io ho detto: guardate, è come prendere, loro avevano la porta aerei con i missili nucleari a testate multiple, noi siamo andati là a mani nude e gliel'abbiamo affondata. Allora guardate, questo laboratorio di Messina, che è successo? Io ho tirato fuori un cartello quando abbiamo vinto, c'era la gente in piazza a migliaia, sembrava la finale col Brasile, e ho tirato fuori un cartello, non sapevano che era impossibile, quindi l'hanno fatto. E perché anche l'impossibile si fa, e le utopie del passato sono le realtà di oggi. Grazie a questa gente la realtà ora è una costituzione. Era un'utopia, ma pensate loro, quello che hanno raccontato, un'emozione troppo forte, stare con i bombardamenti, senza mangiare, ci hanno creduto a una cosa impossibile. E noi ora ci tiriamo indietro, ma noi dobbiamo andare avanti. Allora l'utopia del passato è la realtà di oggi, le utopie di oggi saranno la realtà del futuro. Ci dobbiamo credere e andiamo avanti così, sempre, sempre. Il 4 novembre è la festa della prima guerra mondiale, che è stata considerata l'inutile guerra, e le guerre sono inutili, dannose, ed è la morte dell'uomo. Noi non abbiamo, i nemici sono il nostro ego e la nostra ignavia. Evitiamo di prendercela con gli altri, prima il lavoro è interiore, il nostro ego e la nostra ignavia. Il 4 novembre, per l'anniversario appunto della prima guerra mondiale, era la prima volta, sono andato con questa fascia, mi sono presentato, non c'era nel protocollo di poter parlare, ho chiesto: posso parlare? Mi hanno dato la parola. E, onorando i morti, poi ho tirato fuori anche una bandiera della pace, con la sera prima ho scritto: svuotiamo gli arsenali, strumenti di morte, riempiamo i granai, fonte di vita, a firma Sandro Pertini, capo di Stato e capo delle forze armate. Poi c'era la parola pace della bandiera e sotto articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia, parola fondamentale, la guerra. E allora chiedo a tutti i sindaci che il prossimo 4 novembre di non restare soli. La seconda volta il sindaco Marino, anche lui ha appoggiato questa storia, speriamo di essere in tanti. Buona vita a tutti, e sono felice e vi ringrazio uno a uno. Grazie. Bravo.